Io commento un dato che ovviamente non è definitivo e quindi il mio commento è assolutamente, per favore, il mio commento è assolutamente condizionato alla conferma di questi dati. Se questi dati dovessero essere confermati, credo che un risultato senza precedenti per Napoli, per un modo di fare politica e direi per il Mezzogiorno. Adesso ascoltavo i telegiornali, le trasmissioni, si parlava solo di Bologna, di Milano e di Torino, ma questo dato mi sembra incredibile, perché io in questa campagna elettorale ho avuto contro un po' tutti e arriviamo al ballottaggio, almeno se i dati sono confermati, con un risultato oggettivamente straordinario. Il mio ringraziamento in questo momento va soprattutto ai cittadini napoletani che hanno creduto che un sogno potesse diventare realtà, cioè quello di fare politica dal basso, stando tra la gente come ho fatto in questo mese, facendo circa 20 comizi. Lettieri negli ultimi giorni si è fatto accompagnare sempre da ministri e sottosegretari, io sono stato sempre tra la gente senza potere di questa città. Mi sento come sin dall'inizio sindaco per Napoli, non mi sento né il sindaco di Italia dei Valori né il sindaco di una parte del centro-sinistra, e il tipo di voto che ho avuto, molto voto disgiunto, con voti ottenuti anche dall'area di centro, dalla destra, dai moderati e dai liberali, mi conferma che se questi dati sono confermati, nelle prossime due settimane io continuerò a parlare solo e esclusivamente ai cittadini di questa grandissima città, che hanno dimostrato al paese intero come proprio dal Mezzogiorno d'Italia, proprio da Napoli, potrà venire la riscossa di un nuovo modo di fare politica, mettendo insieme chi all'interno delle istituzioni si assume il ruolo di cambiare la politica dalle mani pulite, mettendo la questione morale al centro dell'azione politica, e la politica dal basso, che è stata straordinaria in questa campagna elettorale. Quindi io vado a attendere i risultati definitivi o quasi definitivi. Se questo è, ci mettiamo da domani mattina subito al lavoro, e sono certo che fra pochi giorni io sarò il sindaco di Napoli. Grazie. Morcone, no, quello che dovevo dire, parlerò, se questi sono i dati, ai miei cittadini e concittadini, ovviamente tutti quelli che vogliono contribuire a questo sogno sono intervenuti. A cominciare ovviamente dai voti del Partito Democratico, dai voti di SEL, dai voti dei moderati, dai voti liberali. Io sono un sindaco, voglio essere il sindaco di tutta la città, garante di una fase del cambiamento. Il programma che ho è un programma molto innovativo e molto forte, che ovviamente può essere migliorato ma non peggiorato. E chi vorrà contribuire alla giunta per una nuova Napoli, la giunta sarà composta di persone oneste, competenti, credibili e coraggiose. Chi concorda su questa linea è il benvenuto in questo progetto nei prossimi 10 giorni per vincere, e poi dopo, una volta vinto, per governare questa città. Luigi, scusa, c'è un fenomeno che dai dati, parliamo dello spoglio reale, sì, viene fuori, addirittura 1000 voti circa di chi ha votato solo per il sindaco, solo di Magistris, quindi al di là anche del voto blindato per il sindaco, ecco. Ma questo è un messaggio, è un fenomeno che guarda solo te, molto bello secondo me, per il messaggio che ho voluto fare in questa campagna elettorale. Ho parlato veramente a tutta la città, credo molto nel voto disgiunto e così dovrò continuare a rappresentare. Credo che il valore aggiunto è stata la credibilità della mia persona e anche il messaggio politico, il modo di fare politica, stando tra la gente, stando ad ascoltare i bisogni anche delle persone che stanno maggiormente in difficoltà in questa città, e vorrei aggiungere un voto a un movimento popolare, perché ho preso tantissimi voti, almeno dai primi dati che ho messo, in tutta la città, quindi un voto assolutamente uniforme su tutto il territorio, un movimento popolare. Questa è una cosa che ovviamente mi carica di responsabilità, ma mi commuove e mi emoziona non poco. Devo dire che sono oggi particolarmente commosso per la forza, secondo me, che Napoli ha dato in questa battaglia, perché se sommiamo i partiti che mi appoggiavano con i risultati che si configurano, un risultato forse che nella politica nazionale non c'è mai stato, di una talmente ampia forchezza tra i partiti e il candidato sindaco. Di Davide contro Golia stiamo dicendo, questo non lo so, i giornalisti fanno le sintesi, io spero solo di vincere così, perché un risultato sarà ancora più bello fra 15 giorni. Perché il PD ha perso? Perché il PD ha perso? Il
perché è più forte lui. L'occasione secondo me di rinnovarsi attraverso la mia candidatura, questo è il passaggio. Io dopo le primarie del centrosinistra potevo rappresentare un elemento di rilancio anche del Partito Democratico, un partito che io rispetto. Hanno perso questa occasione, mi auguro che adesso si comprenda, ma non tanto di appoggiare le magie, non è questo il tema, che a Napoli c'è bisogno, io parlo di Napoli e poi fare il professore Ambrose, a Napoli c'è bisogno di una discontinuità forte anche nel modo di fare politica e mi auguro che questo risultato, se confermato, possa essere da slancio per una politica di questo tipo. Non è meglio per te magari sbilanciarti dai partiti, quelli che non ti hanno appoggiato al primo turno? Io ho detto quello che continuerò a fare, sindaco per Napoli, rivolgendomi a tutti i miei cittadini, ai concittadini, alle persone, perché il messaggio del passato è proprio questo, quello che stai dicendo. Cioè io credo che a Napoli la pagina storica è in questo, non che una parte del centro-sinistra abbia prevalso su un'altra parte del centro-sinistra. Bisogna dare atto ai partiti che mi hanno appoggiato di aver fatto una scelta coraggiosa enorme, perché hanno appoggiato una candidatura che partiva come perdente. Ma la vera novità di questa avventura, se confermati questi dati, è esattamente un candidato sindaco che ha parlato a tutta la città. Sì, ma quello che questi dice che non la voteranno mai, gli elettori moderati napoletani. Ma già in questi dati è una dichiarazione falsa, perché basta andare a vedere il voto di giunto, ci si renderà conto, come ho detto prima, che molte persone di centro e anche di destra ne hanno votato e in questa seconda fase mi voteranno ancora di più, perché Napoli non vuole cadere nelle mani del prestanome politico di Nicola Cosentino. Sei d'accordo che i primi tuoi elettori sono stati quelli del popolo delle primarie? Non lo so, io fatemi analizzare un attimo, sono commosso in questo momento e voglio verificare che questo sogno sia veramente realtà e che quindi il dato venga definitivamente confermato. Grazie. Grazie.